bcomojailin baila como jailin baila como jailin baila 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 como jailin baila como jailin baila como jailin baila baila, Buonasera a tutti, come la luce si vede? Non si vede niente qua. Allora, oggi parliamo della calce. Ciao Danilo, ciao a tutti. Allora, comincio perché dopo sulla registrazione passa un quarto d'ora che arriveranno, arriveranno chi vuole vedere arriverà. Ho avvisato un, parecchia gente allora eh, quello che devo dire oggi è eh, praticamente mh, ridire un minuto di quello che ho detto nell'altro video la settimana scorsa spero si sente bene si sente niente fatto ho messo lo verso ecco adesso forse si sente un po' meglio allora eh, ridire quello che ho detto la settimana scorsa e quindi ehm, visto che questa settimana ho portato un po' di ferri eh, per far vedere qualcosa mh, con gli occhi io volevo praticamente ehm, praticamente dire che ehm, L'altra settimana abbiamo cominciato con il famoso marmorino veneziano, ok? Il nome del marmorino veneziano che è uno stile dove il nome ha preso il via, eh, ha preso il via, si conosce il marmorino veneziano. Ma se andiamo a Torino, per esempio, se andiamo a Napoli, se andiamo in giro per l'Italia quello che noi ci prendiamo come nostro a Venezia, marmorino veneziano, c'è in tutta Italia, addirittura con stili diversi, con... con stili diversi, disegni diversi, artisti diversi, gli impasti però sono sempre quelli, che è quello che ci interessa. No? Quindi eh, noi di Venezia ci siamo presi il nome, ma non cambia niente la, la, la struttura dell'arte. È per, tutta per tutta Italia, e dall'Italia ha, ha preso il via e si è ingrandita in tutta Europa. Quindi il marmorino, quello che chiamiamo marmorino veneziano, lo troviamo in tutta Europa. Io sono andato a vederlo di persona in giro per l'Europa. Con tutti quelli che sono partiti dall'Italia. Ehm, chiese, palazzi, ci parla di liste. L'Unione Europea l'ha fatta al Marmorino praticamente, non è, non è stato quello che vediamo adesso essere là. La vera Unione Europea l'ha fatta al Marmorino quando è sceso in campo nel 1500, con tutta una serie di storie che arrivano da Roma, da, dalla Domus Aurea, e si è ingrandito in tutta Italia, creando veramente un'Unione, perché eh, tutti i palazzi diciamo eh, europei hanno qualcosa in comune che è la parliamo della calce oggi ok allora parliamo della calce ma non dimentichiamo che il punto fondamentale è questo eccolo qua è il nostro sasso ok lo dico come l'ho detto l'altra volta praticamente eh, il sasso è la base eh, di partenza e quindi cominciamo da là, perché poi l'argomento marmorino diventa, diventa Europa, diventa enorme, ok? Eh, nella maniera non complessa, nella maniera di stile, di interazioni, di quello che... È sta, è sta, il sasso è, è stato trasformato in, in centinaia di, di, di idee, di, di sensi stilistici che hanno diciamo riempito l'Europa quella volta. Allora partiamo dal sasso. Allora, intanto vorrei fare un, un, dire una cosa, no? Che chi ascolterà il video, eh, vedo qua ci sono dei professionisti con due palle così eh, delle alte città italiane, quindi li vedo, sono qui con noi. Quindi loro sono un po' più alti, De devo fare un, una mezza una via di mezzo, no? Però anche noi che lavoriamo, diciamo, eh, con un certo sapere per fare questi lavori, ogni tanto ci diciamo qualcosa che ci, ci viene utile. No? Quindi eh, diciamo che eh, la casa, facciamo una casa, una casa di sasso, no? Avete presente le case di sasso? Bellissime, più che col marmorino qui sassi a vista addirittura. Dentro, se vogliamo fare qualche decorazione, usiamo il marmorino, ma fra sasso e sasso, in costruzione della casa, c'è sempre lui hm? che fa due. Se vogliamo fare il marmorino, fa tre. E la calce è sempre lui, cioè è sempre lui che fa queste cose. No, no, non si scappa. Quindi partiamo da questo punto di vista. Quindi, una casa di sasso. La fa solo lui, non serve altro. Io oggi vi ho portato, adesso mi comincio a alzare, vado su e giù, sempre con le cuffie, sperando che ci arrivano. Però guardate, allora... Eh, abbiamo parlato della calce, eccola qua, va bene? La mostriamo, ok? Molto morbida, molto morbida una crema pasticcera, ok, calce spenta questa qua. Devo mettermi a spiegare che cos'è la calce? Sì, tra un attimo. Allora, eh, vi faccio vedere queste due cose qua, ok, questa polvere che vedete qua, ok. Questa è calce seccata, quindi è quella, è quella che avete visto prima, morbida come una crema seccata. Ok? Quindi, per, per costruire il famo i famosi intonaci che tengono su i mattoni, cioè è lui stesso che si tiene su da solo. Cioè il mattone si tiene su da solo tramite quello che viene ripercorso nella fusione che noi facciamo. Quindi, allora ritornando a quello che avevamo detto prima, questo viene cotto, viene alzata la temperatura, no, lo sappiamo a 900 gradi. Uff. Anidride carbonica va fuori, rimane la zolla che sarebbe un sasso alleggerito del 44%, non voglio fare discorsi tecnici, facciamo discorsi più... E questo è incazzato nero, perché nel pianeta nostro questo fa parte del pianeta, così è. Quindi tu che lo, lo dividi, lo smonti, questo qua si incazza, vuole riprendere subito quello che è suo. Quello che la nostra terra Gaia ha formato, ok? Quindi questa la rimettiamo in acqua e viene fuori questa crema. 180 gradi di fusione, c'è cioè chi anche alza i 180 gradi a seconda di quant'è, comunque una fusione che viene fuori, questa crema bianca, ok? Questa crema bianca è quella che abbiamo visto adesso, ok? Chi arriva in ritardo eh, deve vederci il pezzo registrato, però. Allora, eh, per il momento, lezione numero uno di Marmorino veneziano, che dopo vi dico, c'è un altro numero uno prima di tutto perché. La regola numero uno, quando lo dico dopo, va bene. Regola numero uno: allora abbiamo il sasso e la discendenza, diffusione e ricostruzione sua nel pianeta. Creano quelle cose che noi leghiamo, diventano case. Ok, quindi abbiamo la casa di sasso con l'intonaco, è tutto fatto da lui: mm? carbonato di calcio. Una sensazione meravigliosa quando si entrano nelle case fatte di carbonato di calcio, la sensazione è molto alta, è, è una, proprio una sensazione piacevole, è la stessa, come dicevo l'altra volta, che si prova quando si arriva alla città, si sale sopra la collina quasi montagna, si apre la porta della macchina, si va fuori e dici "Madonna fa ma sti montanari vivono da Dio qua, senti che profumo, che odore". Questo è quello che noi essendo stati in montagna abbiamo preso e riportato nelle città per sentire la stessa sensazione. Abbiamo fatto un punto iniziale, ok? Quindi questo possiamo lavorare con questo. Solo che per noi do, dobbiamo cucinare i sassi, farli seccare e creare anche quella eh, combinazione fra... Vi, vi, fra diciamo fra, dalla fusione del sasso al ripristino del, del sasso che si dà da solo, passa del tempo. Per ogni tempo c'è un nominativo, ok? Attenzione, allora cerchiamo di spiegare sta roba. Se io sto sempre parlando di un unico elemento vivo in pianeta, che è questo, e viene diviso in vari settori. Lui è sempre nel suo cammino, ritornerà a quello che era. Però, nei vari settori, con varie tempistiche, noi prendiamo le le, le, la sua trasformazione e la rimettiamo. E, e si lega insieme ancora meglio allora per fare un impasto di marmorino rimaniamo su questo discorso qua adesso mi muovete che mi muovo per fare un impasto di marmorino fermi tutti eh. aspetta che ah, bisogna girare verso qua. allora eccoci qua mi tolgo io prendo Beh, ve lo faccio vedere. Dove sei? Damme qua, calcio. Allora, questa è la calce, no? È la calce morbida, la vedete? Avrete una besciamella. Una besciamella. Questo è il sasso colmo di acqua. ok? è una besciamella quando ci vado a mettere sempre lui ma che lui ha già, usa, ha già aspirato di nuovo l'energia carbonica si è già trasformato in sasso un tipo di sasso allora io prendo la sua trasformazione che è arrivata a un certo punto e la mescolo con la prima trasformazione del sasso in questo caso qua quando faccio quando faccio degli intonaci posso fare degli spessori da un centimetro un centimetro e mezzo due centimetri tre centimetri perché altrimenti la calce spenta la crema il grassello qualcuno lo chiama quello là quando l'acqua evapora si crepa. vengono fuori tutte le fessure che sono stupende per fare certe finiture. Eh. Sono tutti trucchi che, che si usano mentre si fanno questi lavori. Quindi, per avere questi 2-3 centimetri, devo mettere il sasso in, tre, in due tre dimensioni diverse e con questa dimensione si arriva fino a quella che a qualcuno piace quella lisciatura del marmorino luminoso da calce non quelli che eh, vediamo adesso eh, ormai hanno smesso ma quelli che chiamano marmorino sui sa, sui su, sui contenitori non c'entrano niente e quella lisciatura è la parete di scelta bianca calce, oppure con delle terre naturali messe dentro. Io mi ricordo qualcuno che usava anche dei colori incredibili da mettere dentro. Allora, rimaniamo sempre qui. Marmorino bianco. Va guarda, qua, questo è dipinto, però lisciato. Ce n'è uno anche qua. Comunque, marmorino, eh, bianco, solo sasso. Aspetta che me... Quindi, allora, l'argomento che noi stiamo usando adesso, l'argomento che noi stiamo usando adesso è... Che con questa parola noi possiamo ridurla solamente a il concetto di sasso, ok? Il concetto di sasso riesce a chiudere tutti i dubbi. Mm? Solamente che parlare di, eh, parlare di tutta Italia, eh, parlare di una città. Di, di, di qualcosa di grande che gli serve molto materiale per far su le case, deve far su le case. Allora, in questo caso, qua adesso dobbiamo suddividere l'argomento sasso, lo mettiamo da parte, ci prendiamo l'argomento che si sente adesso tutti i giorni in maniera un po' confusa, che sarebbe il grassello, ok? Addirittura la calce viva che È un'altra terminologia, la calce viva a parte quelli che vedo in onda che la, sanno bene che cos'è, sono le due basi che si sono un po' incasinate. Faccio un esempio, allora riprendiamo di, allora, riprendiamo di nuovo la calce spenta, va bene, eccola qua. La vedete bella morbida mm? morbidissima calce spenta in... allora se mettiamo che io devo fare un intonaco o oh, posso costruire una casa posso fare dei pavimenti posso fare di tutto anche con la calce viva posso fare tante cose quello è un discorso che facciamo dopo però con questa calce spenta qui devo unirla con delle terre, perché lei è potente, ok? Quindi unirla con delle terre, quali terre? Questo è il, è il problema. E in questo, allora, quali terre? Allora, ved vediamo un attimo. Eh, le terre che si possono unire con la calce diciamo in maniera soddisfacente ok ne elenco qualcuna <ride> allora terre eh, quelle che usiamo noi a venezia per fare i marmorini a grandi metri <ride> è una terra bianca di carbonato di calcio non è un marmo come lo chiamano qua un marmo setacciato eh, ma è, è, è praticamente una collina che si è alzata dal mare con quella polvere bianca di marmolino veneziano, tra l'altro una fra le migliori, che si trova in Friuli. Okay? Noi usiamo quella là, ci facciamo arrivare già come se fosse il sasso macinato, invece ci arriva un parente del sasso da parte marina, okay? non cambia niente. Quindi noi usiamo quelle terre bianche là. <coughs> Ma se io cambio posto, cambio luogo, vado a stare in un altro comune, vado da un'altra parte d'Italia, devo trovare delle terre che vanno bene. <coughs> allora, una terra che vedo che in Italia ha preso mh, tante, tanta posizione d'entrata è il, la sabbia. No, quella di fiume, cioè no, quella di, di, di in spiaggia dove c'è il mare, che potrebbe andare bene anche quella. Ma la sabbia è un silicato, è una famiglia completamente diversa dal carbonato di calcio. Il silicato dobbiamo immaginarci come se fosse un vetro, il, i vetri che avete a casa delle finestre, frantumato, ok? Questo qua ce n'è tanto e costa poco. Quindi hanno scelto questo. Il problema di questa uh, scelta, che è venuta negli anni 1950-60-70, a fiumi ha cominciato ad arrivare questa sabbia. Chi usava il grassello di calce ha dovuto chiudere i battenti. Cioè la calce è stata praticamente messa in panchina come i calciatori forti in panchina cioè da 5 gol a partita che faceva ti mettono in panchina questo ho, ho fatto anche un video mh, che parla di questo è perché se tu unisci il grassello di calce con la sabbia e poi fai il tuo intonaco sulla parete quello dopo un anno vai con le mani così e cade tutto come mai perché la calce è, 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 è quella è una potente una, una potente basicità si aggira sui dodici e mezzo il grassello ok poi la calce viva la maurizio diventa bianco la calce viva invece eh, Arriviamo vicino al 14 con la calce viva, no? Quindi, queste sono differenze che facciamo dopo. Parliamo della calce spenta, il grassello, no? Questa qua, unita con un silicato, devi lasciare il tempo che la basicità della calce fonda il silicato, che crei una specie di gel. Comincia a fondere. I famosi affreschi sono fatti anche su questi tempi, qua. Cioè la parola affresco viene da... dalla da, da, da stessa cosa. Cioè l'affresco è qualcosa che entra in fusione, si unisce meglio, ok? Quindi, ehm, come si dice, io devo lasciare in ammollo calce spenta e sabbia almeno due giorni. Se poi la lasciamo... Ehm, un mese, ancora meglio, la fusione sarà potente. Allora, silicato e carbonato di sodio si uniscono. Carbonato di calcio, scusa, carbonato di calcio si uniscono e durano, non so, 500, 1000 anni. Vogliamo vedere quelli dei romani? 2000 anni, non c'è nessun problema. Il sasso si attacca a altri, mh, diciamo eh, parenti che a lui e non viene più via. Invece, noi, quando abbiamo cominciato a usare le malte di sabbia e calce spenta e cadevano dopo un anno si sgretolavano, magari le facevi in inverno con temperature sbagliate, ancora peggio d'estate. Se vogliamo fare una bella malta di, 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 di grassello e sabbia d'estate, quella là proprio sei fottuta, cioè no, non ti dura niente. Quindi, dopo tutti questi errori, hanno cominciato a mettere una brancata di cemento. A volte io mi chiedo, a volte mi chiedo perché io li ho visti di persona. Avevo 6-7 anni quando andavo in cantiere da mio padre e vedevo i, eh, i muratori. Che facevano le malte, che buttavano una manata di cemento? Che questo va benissimo. Non metterne tanto, dicevano che, che già avevano capito che faceva da cagare il cemento, ma non metterne tanto, mettine solo un, un bran, una manata di cemento sull'impasto e facevano gli intonaci con quello che gli dava una garanzia di tirare i soldi del lavoro e no che dopo sei mesi ti battevano sulla spalla dicevano cocco guarda che è caduto tutto che io ho fatto dei filmini ho visto succedere questa cosa quindi voi vi immaginate un intonaco di una facciata che comincia a venir giù si sgretola il cemento è entrato come il risolutore del problema la calce è andata fuori da, dalla moda ok questo è il motivo allora, ritorniamo al discorso che stavamo facendo prima, che è eh, carbonato di calcio, la calce, il silicato, che sono le sabbie, quarzifere, tutte quelle che vengono, che bisogna tenerli in ammollo con la calce almeno due o tre giorni, anche una settimana, se non, proprio non, volete fare qualcosa di potente. poi. Con la calce possiamo unire anche la steatite, come la chiamo io, perché qua si parla di nomi. La steatite è il talco o la pietrollare, mettiamola così, perché la pietrollare è fatta di molte cose, diciamo che a, ba a base più grande sarebbe quella. Quindi la calce con la steatite sta molto bene per quelle prove che ho fatto io. Con I silicati stanno bene, col il gesso. Il gesso, allora, eh, il gesso, il gesso numero uno. L'alabastro, ok. Eh, il gesso con la calce sta benissimo. Quello cotto, il gesso alabastro, che è quello cotto a 600 gradi per un tot quindi. La, la, la famosa pietra della luna cucinata a pochi gradi crea sta, sta polvere sto, sto gesso anche lui incazzato nero per riprendersi le cose In, con la calce va benissimo per fare determinati lavori che non sto a spiegare adesso perché è un altro discorso questo qua completamente diverso poi ho messo anche che ecco per esempio il gesso di Bologna con la calce non ve lo consiglio il gesso di Bologna è magico gesso di Bologna quindi gesso non, non cotto non fuso il gesso di Bologna va benissimo per fare dei lavori artistici ah, ci sono delle ricette eccezionali ma con la calce non ci siamo per esempio quindi allora, eh, ritorniamo di nuovo. Il grassello con centinaia di tipi di sassi diversi, scusate, di sabbie diverse, di polveri diverse ci può stare. Ok? Chiaramente se lasciate la soluzione a bagno è meglio. Per quanto riguarda tutti gli stili che avverranno, però sempre dal sasso dobbiamo partire, cioè la calce spenta ci va benissimo. Altro argomento, passiamo alla calce viva. Che cos'è la calce viva? Ce l'ho anche qua, tra l'altro. Eh, fate finta di vedere questo sasso che pesa la metà, leggerissimo, più vuoto leggero e questo qua lo butti in acqua e fa una pompa, una, 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 fa, arriva a 180 gradi di temperatura e crea una fusione molto forte in questo caso qua i romani ci hanno insegnato bene che la famosa sabbia fatta di silicato messa dentro in calce viva con le macchine che avevano i romani ok ve le ricordate quelle che girano con la tondinella che passa sopra, che fa fondere la calce mentre si, si mettono sabbia eccetera. Comunque, un, un buon una buona macchina per fare la calce viva, a Roma c'è ci, ci gente che fa dei bei dei belli articoli su queste cose qua. Mettiamo in fusione la calce viva con qualsiasi cosa, ok? E là viene fuori un intonaco di una potenza inaudita. Faccio i pavimenti e faccio tutte le murature di Pompei, per esempio, sono fatte in calceviva. A Venezia è fatta in calceviva, a Venezia. Purtroppo non lo sanno ancora, ma qualcuno glielo dirà. Perché a Venezia non abbiamo l'acqua. Non avevamo mica un rubinetto eh, quella volta. Quindi questo è un discorso che ho fatto precedentemente, il grassello era solo un lusso per fare finiture e lo facevano anche fuori Venezia, arrivava già pronto quando si, è, si sono aperti i rubinetti di casa ci siamo trasferiti a fare eh, come si dicevano, i principi nella stessa casa quindi quello che noi avevamo come onda di, 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 di mito erano aspetta un attimo che vado giù qua scusate ok dopo qualcuno metterà qualche eh, se c'è qualcuno ha qualche domanda adesso ancora no ma se qualcuno ha qualche domanda dopo me la scrive sotto e speriamo di vederla stavolta ho fatto una figuraccia l'altra volta non vedevo neanche le domande comunque allora la calceviva noi eravamo rimasti che pavimenti muratura di de, case e palazzi è fatto tutto con la calce viva che è una potenza viva assoluta è il sasso che è più incazzato che mai fonde tutto poi per le ricette della calce viva qua si, si va io, io ne ho due o tre ricette della calce viva ma anche quelli che hanno studiato l'argomento eh, le pozzolane che girano a Roma che arrivano da Napoli la, eh, oppure c'è l'altra la, la, la pietra pomice abbiamo un sacco di unione per fare gli impasti della calceviva morti non mi va più via sono. e là eh, diciamo in cantiere non c'è problema di usarla, c'è qualcuno che dice che è rischiosa. Benissimo, allora facciamo una pausa e diciamo una cosa. Allora, la, 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 legge, la legge numero uno per lavorare con la calce, aspetta che mi viene fuori una roba, la legge numero uno per lavorare con la calce è che quando inizi il cantiere tu devi avere questa, anche più piccola. Anche piccola, così una pompetta che spruzza acqua perché se ti va qualcosa sugli occhi, in pochi secondi con la pompetta. Allora, guarda, pom non posso farmelo adesso, se no faccio un disastro. Ma spruzzi l'acqua con l'occhio più aperto che puoi, guardi in alto, sinistra giù e, e, e destra, fai girare, no, il. il, il la, la tua sensibilità visiva spruzzando l'acqua dopo 10 secondi tu non hai più niente mentre come è successo a me ogni tanto che non avevo l'acqua sotto mano ho dovuto aspettare un minuto due minuti e mezzo e se parliamo anche di calceviva ok la calceviva è un po più potente e quindi bisogna Toglierla immediatamente con questo, quindi chi vuole lavorare con la calce in parte alle orecchie, dovete attaccarvi questa qua. Così ecco, dovete averla in vista e o prendergli o, o fargli, come si dice, eh, um, un comò apposta per mettere la bottiglietta d'acqua. Cioè, dovete fare qualcosa in via di. Questa è la bottiglietta d'acqua, ragazzi, nessuno deve toccarla. Questa è per il cantiere: il primo che la tocca per fare delle cazzate in cantiere eh, prende la multa. Ok? Quindi la bottiglietta d'acqua dovete averla, è la regola numero uno. Dopodiché le leggende che la calce viva è pericolosa, che la calce è pericolosa, sono tutte le leggende degli stronzi che eh, fanno altri mestieri. Allora, adesso abbiamo, eh, diciamo, eh, fatto un argomento in maniera, eh, come si dice, intuitiva che si può capire un po' diciamo di cosa stiamo parlando dopodiché io faccio un, un attimo su, su, sull'uso sull'uso de, della calce in parete no? allora qua abbiamo un pezzo che non si vede ma è bello sentite bello grezzo ok chi lavora con la calce questi sono questo è il primo fondo che si fa quindi, per fare un fondo, aspettate che prendo questo, per fare un fondo, la cosa ideale, allora, il fondo dove si fa? Eh, mamma mia, qua adesso, adesso stiamo aprendo le porte, stiamo aprendo le porte talmente grandi che... Dovete andare con pazienza, no? Perché qua si comincia a parlare del lavoro che uno può trovarsi davanti. Ho le pareti di cartongesso, come faccio? Io quando faccio i corsi di marmorino spiego queste tecniche in modo che uno, quando si trova davanti ad avere eh, sassi, pietre, cartongesso o altre, altre basi dove deve mettere il, il legno. Ah, ve lo faccio vedere Ciappa, eccolo qua. Ecco questo: questo è un marmolino, diciamo eh, di seconda, ma, ma non si vede niente qua. Non si vede qualcosa, non si vede una, una mazza. Questo rovo perché c'è la luce rovescia. Non mi così, eccolo qua. E è, ed è sopra. a un rettangolo di legno allora ve eh... lo lascio qua quindi adesso ci, st ci stiamo allargando ci stiamo allargando su un argomento eh, che diventa un po' tecnico da dire perché per esempio sul cartongesso aspetta che guardo raccomando, ah aspetta aspetta che c'è un commento prima che comincio leggo ah, ok allora c'è Tobias dalla Germania lui e daglia questo allora il naso ormai mi resta bianco va bene eh, Tobias dalla Germania ci dice eh, lui è uno che ha fatto un corso qua a Venezia con me, eh, quindi è uno che sa parecchio e mi fa, eh, <ride> mi, mi rende la frase che ho detto, allora mi raccomando, fa per la regola numero uno dello spruzzatore, di non dimenticarti di dire che quando si impasta la calce viva, magari un paio di occhiali ti farebbero bene, anche un paio di guanti. Mettiamola così allora, io eh, li uso anch'io. Diciamo proprio quando la calce comincia a bollire, mi metto un paio di occhiali alla mano per invece usarla sulla parete, io gli occhiali non li uso, però se volete usare gli occhiali per me, non so, io non considero, eh, però, diciamo, eh, <ride> usate gli occhiali. Va bene. Perché, perché, ho detto, perché ho detto che io non, la uso, ta non uso tanto gli occhiali? Perché eh, noi siamo gli stuccatori, no? Quelli che usano la calce sono stuccatori, si chiamano. E i muratori, gli occhiali, fra noi muratori e stuccatori, gli occhiali in cantiere non li usi perché ti si annebbiano, perché sono pericolosi, magari fai così con la mano, ti, ti si spacca l'occhiale, cioè... Sono più pericolosi gli occhiali che usarli che non usarli. Quindi, per essere sincero, gli occhiali li uso solamente in certi casi. Quando si taglia col flessibile, li uso sempre. Ovviamente mi sono accecato da giovane, mi è entrata una, una, una roba di ferro sull'occhio. Quindi, sappiamo che ci sono delle cose dove devi, devi, devi crearti un po' di, di attenzione in più. Quindi se devo fare la calcediva, devo fare qualche lavoro, devo... Mh, non lo so, tirare la, la, la malta da in fondo. Da, da, cioè, usiamo gli occhiali, va bene? Ecco, l'ho detto. E... Ok. E, mh, passiamo all'argomento che stavamo dicendo adesso, no? Non mi ricordo neanche più cosa ce lo devo dire. Allora, eh, Ah sì. L'espansione della parola marmorino veneziano. L'espansione è micidiale. Noi adesso abbiamo fatto un inizio a tappe. Siamo partiti dal sasso, che è lui che comanda, con onore. E stiamo arrivando in tutte le aperture che si fanno con la calce. Quindi tutte eh, le maniere di... Là si apre una roba allucinante. Vabbè, parliamo di adesso. Ok? Cartongesso. Per attaccarsi al cartongesso cosa bisogna fare? Come facciamo noi in cantiere? Noi facciamo eh, praticamente con la matita a 5 cm dal bordo di cartongesso, facciamo un segno con la matita, graffiamo la carta, la graffiamo la carta con un taglierino. Ciao, Pat, te faccio vedere. Di solito abbiamo una roba più, più tecnica, ma con un taglierino, facciamo tutti dei graffi in modo che, visto che ormai viene dimenticato che siamo, noi facciamo gli intonaci sulla carta, poi quando sentiamo i cinesi o altre popolazioni che fanno gli impasti. Con la polvere di carta diciamo guardati qua che cazzo usano, della noi, noi facciamo le murate, le finiture sulla carta e la chiamiamo cartongesso. gesso. Cioè il gesso c'è, ma, ma è da un'altra parte il gesso? È dietro la carta. Nascosto? Benissimo, quindi noi cosa facciamo? Grattiamo, facciamo degli sgraffoni in modo che venga fuori il gesso. E facciamo la prima mano per attaccarsi a qualcosa. Bisogna mm, attaccarsi con il fratello. Quindi, se tu avrai, mettiamo che sei dove tieni la macchina in terra, fe, la, la, dove tieni la macchina al piano terra, diciamo il posto che è tutto di cemento di solito. Se dobbiamo attaccarci là, mi devo attaccare col fratello. Quindi, io. Prendo un po' di cemento bianco 4,25, col pennello gli do una bella mano di cemento bianco 4,25 e affresco, quindi arriva il sasso che si va a inglobare con questo cemento fresco che si va a inglobare col suo fratello, quindi abbiamo una triplide, tri, tripla unione. Allora io faccio un marmorino in affresco sopra il cemento, quindi devo sempre usare il fratello di quello che ho attaccato sul muro. Quindi se ho il gesso userò il gesso. Ovviamente qua eh, usiamo anche una pennellata di prima perché solo Dio sa cosa ci mettono dentro quel gesso e quella carta, quindi devo usare, noi lo chiamiamo l'inferno, una pennellata di prima che, che è quella roba tremenda ma purtroppo dobbiamo una pennellata liquida la usiamo dopodiché facciamo una mano di gesso acqua e gesso ok eh, alabastro velocissimamente col ferro mettiamo giù il gesso alabastro e a fresco arriva anche il marmorino, lo strato, eh, la magra la chiamiamo, quindi è un, un fondo non grossissimo di medio spessore. Ok? Quindi, là in qualche minuto di lavoro, tu hai già una prima mano di, di marmorino puro. Quindi, calce e polvere, come la chiamiamo noi, è sempre il sasso eh, trasformato. <coughs> e, ed, è, ed è proprio lui. Questo, questa è una, è, è una magra, ok? La vedete? Madonna, si vede da, da qua. Vediamo. E non so com'è. Eccola qua, si vede? Questa è una magra di marmorino. Mm? Quindi è un secondo e un terzo passaggio sugli strati, ecco qua dopo cominceranno le domande. Aspetta, visto che abbiamo anche questa, la vedete sta roba qua? Che cos'è? La riconoscete? La riconoscete? Ecco, lei qui se tu attacchi la, il marmorino qua, dopo un po' si stacca. Aspetta che la mettiamo così. Qua sopra, se tu metti il marmorino qui, ok? Dopo un po' si stacca. Questa è una parte di studi che io ho fatto nel corso dei tanti anni mi sono letto eh, dei libri anche, anche dell'Ottocento che spiegavano diciamo, la porcellana. Quindi mi sono studiato tanti libri sulla porcellana per fare questa pietra fassa, di, diciamo... No? Eh, chi è che mi ricorda il nome? Eh, come, come si chiamano queste qua? Le, le... Va bene, ricordatemi il nome qualcuno. Queste qua... Ehm, creano durante la cottura nei forni eh, con i sali che hanno dentro creano una specie di, luci di, di, di lucido qui sopra, come una specie vetroso diventano quasi vetrose. Quindi noi prima di mettere eh, il marmorino qui. Ah, aspetta, oh che vado a vedere? Aspetta un attimo, le tavelle no. Va bene, tavelle ok, oddio. Eh, sì, va bene, le tavelle. Eh, anche qua per spiegare come fanno. Ehm, questo tipo Vabbè, le tavelle. Chiamiamole le tavelle. Per fare le tavelle sono velocissimi. Ci mettono un giorno. Eh, mentre per fare questo, questo sasso qua... Beh, però non voglio fermarmi su sta roba qua. Per fare questo... Questo qua... Un bel sassone. Qua ci vuole quasi un, quasi un anno. Cioè... Per fare le pietre, oh, uff, scusa, l'ho chiamato sasso, per fare i mattoni, le pietre come quelle, ci vuole un anno per farli veramente potenti, che sono quelli che sulle case delle città vecchie ci sono. Però non voglio cambiare il discorso, restiamo sempre qua sulla tabella. Carta vetrata da 40, una bella graffiata, non perdete tanto tempo, gran 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 una bella graffiata, pennello. Eccole qua. Il pennello. Questo, il pennello, è quello che serve per aggrapparsi prima di un fondo di marmorino. Il pennello. Eccolo qua. Fai un bel toccio sulla roba liquida già a calce, cominci a dargliela qua. Prima pennellata. Attenzione a questa roba che dico. Prima pennellata di roba liquida. Ok? Questa si secca co come tu col fond d'estate ti secchi da morire, cioè rimani, rimani asciutto praticamente. No? Allora, eh, se tu fai passare un'ora d'estate con questa pennellata, cade a briciole, cioè il sasso l'hai fuso di nuovo. È lui ha bisogno. Ha bisogno di stare tranquillo con l'acqua ormai, l'abbiamo abituato così <ride> quindi una pennellata. Dopo qualche minuto, seconda pennellata più grossa, terza pennellata ancora più grossa, cazzuola e frattone che sono qua dietro, cazzuola e frattone. Facciamo un bel fondo. Io vi sto parlando di fondi da fare che tengono nel tempo. Ok, il pennello anche più grandi i pennelli, con vasche più grandi, pennellate sempre le pareti che dovete intonacare, perché il pennello toglie quel pulviscolo <coughs> che c'è sul muro, sulle pareti di qualsiasi tipo, ok? Pennello è sempre molto utile per aggrapparsi col marmorino. Ok? Anche se usate la calce viva. Pensa. Vabbè. Allora, questa questo qua era Uh, come si dice un, un, um, un, un, l'apertura dell'uso de, de, del nostro marmorino veneziano sui posti che conosciamo adesso. Ok? Sono moderni, sono fatti di cose tal diverse. Ricordatevi della tecnica del fratello, ok? Gress. Porcellanato Cosa? il gas porcellanato è una bombardata cot cotta ad alta temperatura, diciamo ehm, una formula eh, che in cottura. Cioè vabbè, insomma, hanno fatto delle de piastrelle in gres porcellanato, ci sono anche delle opere d'arte fatte con quello. Per, diciamo, per fare delle piastrelle. No, no, questi eh, for forati ecco come se venisse a parlare, è. Un forato, quelli che usano modernamente negli anni 50, 60, 70 per fare le contropareti, poi è arrivato il carton gesso. Prima c'era il, il forato, la famosa parete dei forati. Questo è un forato stretto divisibile in due lo tengo quando faccio i corsi per fare i campioni. Allora, siamo arrivati all'inizio, diciamo di di un sacco di argomentazioni che abbiamo dato fino adesso, ognuna di quelle che abbiamo parlato si apre un mondo. Quindi, eh, per farla breve, eh, il marmorino veneziano sarebbe a un'entità talmente enorme, talmente enorme, che ogni specialità uno si butta dentro e, e, e instaura una specialità eh, adesso eh, io quello che posso fare adesso. Se, però, allora siamo già, è già è volata un'ora, lo sapevo. Perché quando si fanno i corsi, io devo viaggiare eh, a velocità mh, della luce, quindi lenta, per spiegare delle cose prima di iniziare i, i lavori. Quindi è molto... Di... Qua stiamo uh, facendo avendo degli argomenti per capire che ogni argomento del marmorino veneziano si apre a campana. Ok? Allora. Solo verso Sueuce, meglio. Va bene. Comunque. Ehm... Gli argomenti si sono veramente tanti, no? Eh, allora, eh, l'altra volta ho detto: fate delle domande. Se avete delle domande, fate de anzi, lo dico anche adesso. Ho fatto un disastro. Il computer, se avete delle domande, <ride> vedo dei commenti. Grazie. <ride> Allora, eh, se avete delle domande, fa fatele, che io rispondo molto volentieri. Devo stare attento che la domanda non passi come l'altra volta. Per esempio, eh, faccio io una domanda, ok? Mm, mm, ho scritto un po' di domande per falsificare anche questo. Allora, eh, dov'è? Ma quanti strati servono di lavorazione per, per, per avere un marmolino finito? È una domanda, no? Uno potrebbe farla. Di solito si fa quando sei al corso, dopo un po' di ore, che vedi sto casino di polveri, di calci, di roba. I primi tre giorni sono eh, una confusione totale. Quando si arriva a, a, a stendere il materiale, sulle pareti a vedere che va in finitura che anche tu riesci a fare un marmorino cinquecentesco perfetto madonna dici ok e da là passi andiamo a vedere qualche lavoro vecchio su qualche palazzo stucchi del 700 eccetera dopodiché uno veramente parte da solo e non lo prendi più io ho visto dei corsisti che fanno dei lavori impressionanti cioè sono mostri quindi il trucco. Allora, le, 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 le nove mani che servono per fare il marmorino è sempre il discorso che ho fatto l'altra volta, cioè, che uno dice oddio, nove mani. Già, non hai capito un cazzo. Se hai pensato così, devo dirlo in sta maniera perché eh, questo qua riformula quello che hanno cercato di fare per per anni vendendo una pattumiera di spazzatura somigliante al marmorino che tu in una o due mani devi, devi, devi lisciare sta roba con una luce orrenda, quindi il marmorino non è così perché anche, anche quelli che hanno fatto i marmorini falsi avete fatto chilometri di marmorino falso ma, ma è andata male lo stesso il marmorino ha ah, una tempistica giornaliera. Allora, facciamo, facciamo un esempio: io avrei delle foto anche da mostrarvi. Eh, io ve le mostro. Allora, fa, fa, facciamo questo discorso un attimo. Se avete domande, scrivetele. O che ca cambio, argomento. Il fondo per il Carton JS, non hai capito bene, lo so. Eh, aspetta un attimo dopo torno sul cartongesso allora il fondo di una parete ok il primo fondo è uno strato grosso parliamo proprio di centimetro e mezzo anche due se vogliamo ok questo <coughs> questo fondo lo dovete ricordare come un lavoro fatto dal sasso come primo aggrappo per sopportare gli altri otto strati che arrivano, quindi la compressione che mettete voi, eh, cioè il primo strato di marmolino deve attaccarsi e si passa al giorno dopo, cioè gli altri 8 strati dovete dargli il giorno dopo, ok? Perché il primo strato deve andare in presa, lui sta lavorando, okay? sta ricompattandosi, legandosi a dove si trova, come se fosse un sasso di montagna, okay? imita i suoi amici che sono in montagna attaccati a altre cose, si attacca. Il giorno dopo partiamo con la magra, la grassa, il pulimento. Quindi sono due magre, una grassa, due pulimenti. Dopodiché la parte finale solo a calce, ok? Dopodiché c'è anche il sapone di Marsiglia a caldo. Dopodiché c'è anche la cera. Ormai ci sono, ve lo dico tutto, che cera! Io ho qua ho un campione, allora ve lo faccio vedere tanto per conoscere l'esistenza. Eccola qua. l'ultima mano con la cera la cera punica non mi metto a parlare della cera punica sappiate che è una cera bianca viene tolta l'acidità gialla che è la cera viene suddivisa è una ricetta magica che è venuta fuori a un corso abbiamo fatto un casino abbiamo fuso delle, anche delle pentole ed è venuta fuori questo questa ehm, Cera bianca, dovrei essere miliardario perché, se facciamo il brevetto con l'altro corsista della cera bianca naturale d'api, diventiamo miliardari. Ma non è mai così perché chi fa il lavoro nostro usa la mente per fare delle cose nuove e piacevoli, e quindi siamo sempre netti. Comunque, per, al una, per tornare all'altro discorso, dei nove le nove mani del Marmorino, ok. Devo dividere le mani, perché avevo fuori rovesce qua, come se 4, 5, eccole qua. 9 mani, il giorno dopo se io ho la parete della casa da fare, la finisco alle 3 di pomeriggio, ho finito. La fase di interruzione sugli strati che io sto dando, io devo spiegarla così questa cosa, so che ci sono alcuni di voi che non capiscono di cosa sto parlando, ci sono degli strati che da grosso diventano sempre più fini, facciamo così: tra, tra, magra, doppia magra, grassa, prima mano di pulimento, che è una polvere sottile, ce l'ho qua. È un è, è una cosa setacciata, setacciata molto fina, unita, unita con il grassello, prima mano di pulimento, un'ora di sosta per chi va a mangiare. Un'ora di sosta si va via. Anche qua c'è la mano del riposo del sasso. Si riattacca tutto al fondo. Ok. Quando tu torni dopo un'ora: l'una, l'una e mezza, perché dopo vai a bere il caffè, fai due chiacchiere. Arrivi l'una e mezza, seconda mano di pulimento, finitura con calce setacciata pura. Ok. Queste sono le mani del marmorino. Ok. Devo spiegarlo così perché altrimenti eh, il discorso è complicato anche quando hai davanti ai tuoi occhi eh, le, 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 gli impasti che ti servono. Se, questa, eh, se questo coronavirus, come adesso che siamo nel periodo, cioè siamo a fine marzo, sta, 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 va di moda, diciamo, questo coronavirus, con i danni che sta facendo, non c'è niente da dire. Se si allunga questa cosa qua, io i corsi devo farli eh, via, via come adesso, diciamo, ma prima di fare i corsi devo dirvi a voi cosa comprare. Cioè, o vi spedisco io qualcosa, insomma, de devo pensarla, sta roba, non lo so, però se, dov se dovrò fare dei corsi via eh, in diretta come adesso... Devo, dovete voi prepararvi già dei materiali, già delle cose e io da qua lavoriamo insieme via computer, magico computer, lavoriamo insieme e facciamo i corsi in quella maniera là. Torno al discorso del gesso, avevo fatto una domanda, ecco, quanti strati, ecco, questa è la risposta di una domanda. Non ho capito bene il fondo del cartongesso, il fondo del cartongesso, l'ho spiegato bene però, eh. Nel senso, devi grattugiare, intanto su un rettangolo, un rettangolo di cartongesso, tu devi, e a matita se... tocciata dentro, cioè a calce, aspetta un attimo. Allora, tu su un foglio di cartongesso, devi con la matita disegnare disegnare un prerombo ma non si vede perché la luce è rovescia ma non si vede niente ma come cazzo si può aspetta mi metto davanti a... si vede ecco disegni con la matita questo e dentro fai tutti dei taglietti Con qualcosa che ti devi inventare. Io uso il taglia balsa, il taglierino, o... ma ci sono tante cose, te le puoi inventare. Infatti, eh, la bellezza di questo lavoro qua di fare il marmorino veneziano. Eh, è che ti, tu puoi inventarti gli attrezzi dopo un po', quando lavori da solo, ti fai delle cose strane. Se devi grattare qualcosa, ti fai un ferro strano. Che hai pensato di notte, cioè. La bellezza prende campo in questo caso qua, cioè si allarga. Quindi... Ecco, ti ho fatto i tagli. Aspetta. Ok. Quelli sono i, i graffi che devi togliere la carta e devi vedere il gesso per attaccare il fratello. Tu devi fare l'impasto col fratello. Ovviamente io do una pennellata di prima perché nessuno sa cosa c'è dentro quegli impasti, è un mistero. Do una pennellata di primal, appena il prima comincia a asciugare, ma si parla di minuti, una mano di gesso, allora il gesso, ci sono due mani, per esempio se tu devi fare un soffitto di cartongesso, per usare il gesso, dentro ci devi aggiungere il latte, visto che il latte è da bere è meglio che non lo bevete, perché va bene, non dico niente, ma... Il latte lo buttate sull'impasto del gesso. Acqua, gesso, latte. Potete anche unire un po' di calce se volete. Così poi la calce è anche la sua pre prediletta sorella. Quindi potete fare un impasto ricco di gesso con un po' di polvere, un po' di, di calce anche. Ok? Glielo date a tutta forza sopra. E a fresco, date la magra, la magra, la magra di cartone di, di marmorino veneziano. La magra sarebbe un bicchiere di, cal, di calce spenta e quattro bicchieri di polvere. Noi lo chiamiamo spolvero. Allora è qua, Zappa, ve lo faccio vedere: spolvero 07. Ok. Questo, il 07 è un impasto di, di carbonato di calcio che noi usiamo spesso perché con quella misura, quando usiamo il setaccio andiamo 03, 02, 01, capito? Lo facciamo anche più fino. Il 07 tiene abbastanza gli spessori. Casomai andiamo sull'1, 1,5 più grossi che ce li ho qua. Ma per dire, quando tu hai la la ma... eccola qua guarda te la faccio vedere te l'ho fatta vedere prima ok? quando tu hai questa mano sul cartongesso poi puoi fare il marmorino quello vero ok? ma proprio tirato da gara noi riusciamo se, se il soffitto non è tanto grande riusciamo a fare anche il come si dice Riusciamo a fare anche eh, le finiture di un soffitto in un giorno. Cioè dalla graffiatura al mattino arriviamo alla sera che il soffitto è finito. Mm? Però se ci metti due giorni non cambia niente, non è che ti danno un premio se finisci in fretta. Anzi, chi ha finito più in fretta di tutti, come potete notare da come stiamo andando storicamente, quelli che hanno corso di più si sono fermati prima. Quindi, anche se ci mettete due giorni per fare un soffitto bello di marmolino, va benissimo. Ok, allora, dopo tutti questi discorsi, eh, partite con le domande. C'è già? Aspetta. Sì, sì. Ok, Petronella, hai capito allora? Matteo Mala, ok, ha capito bene. Eh, cosa voglio dire eh, ci, faccio un allora se ci sono altre domande facciamo un esempio solo ne, le, le 10 e 12 io non è che ho problemi di tempo eh, sto qua anche in altre due ore ho perso il foglio dove... allora faccio un esempio di qualche domanda allora faccio io l'esempio delle domande da fare va bene Così poi se volete farle me le scrivete però, perché se comincio a rispondere alle domande mie, vado avanti fino a mezzanotte. Allora, la differenza tra una calce spenta, il grassello, di sei mesi e invecchiata o stagionata di due anni. Domandina, eh? Semplice. La fornace di Stefano in Valcamonica. Come siamo messi Stefano? È la, una, la cosa più importante de, de, di quello che stiamo parlando. c'è cioè la fornace per cuocere i sassi e fare la calce. Una cosa strepitosa che stanno facendo in Valcamonica. Ok? Con le zo. Va bene. La storia degli impasti? La storia degli impasti l'abbiamo fatta prima. Abbiamo parlato. Eh, ho parlato prima... La calce con cosa si può unire eh? con che polveri. Abbiamo parlato prima. L'ho detto, la basicità della calce hm? pH, quanto è la calce a cosa mi serve. Vabbè, queste robe che ho già risposto. Se devo farmi le domande. Come mai non si usa più la calce come una volta? L'ho spiegato prima, forse non so se c'era qualcuno. Domanda. Oddio, tremenda. Allora, che differenza c'è tra la calce viva e la calce spenta? È eh, potente. Il sasso vive, vive in due maniere diverse, ok? Allora vediamo Matteo. Eh, un beh, bella sta domanda. Grande Matteo. Allora, un fondo al quarzo. Sul cartone, gesso non va bene, se no cosa comporta? Ferma, tutto allora, sabbia al quarzo. Allora, qua eh, vi devo dire un'altra cosa. Eh, la calce, eh, calce rasata. Ci sono delle specialità sul marmorino che hanno tanti nomi. No, ci sono i finti marmi. Sul marmorino si possono fare i finti marmi. Io, io prima volevo accendere, far... ah, vi faccio. Ve le faccio vedere delle. Decor aspetta, ve, la, ve, ve le faccio vedere. Aspetta, che accendo l'altro computer. Buonanotte. Vi faccio vedere um, un lavoro. ok. Un lavoro su un bagno. Tanto per capire dove si arriva questo marmorino. No? Un, la un lavoro, un bagno che ho fatto tempo fa. Per, per rimanere al tuo discorso, Matteo. Ehm, la sabbia al quarzo che ce l'ho qui in parte guarda non so se si vede eccola qua qua ci sono gli stucchi che hanno tentato di fare i miei figli vabbè ma non si vede tanto non si vede una minchia vabbè comunque c'è un, un, una malta fina una, come la chiamano la malta fina cioè una penultima mano di Calce spenta e sabbia, tenuta bene in ammollo un mese con la calce quarzifera, un mese no, dai, però almeno una settimana non ci va male eh, perché è, è... La, cal la calce quarzifera che non si vede perché purtroppo il computer è quello che è. In fondo là c'è quella parete viola, so, so, in parte a, a dove c'è la, la mh, finestra di canapa, c'è la parete viola che ha delle luminosità come se fossero delle stelle. Ecco, a questo ti devi... Cioè, quando fai una calce rasata, che sono nove mani a freddo, cioè le nove mani non sono quelle del marmorino, sono in ultima... L'ultimo strato sono nove mani per fare la calce rasata. La calce rasata... De... Ci sono i ferri che ti scintillano. Si vedono le scintille quando, quando stai facendo questa... Questo diciamo, tipo di finitura, e ti resta praticamente la finitura della calce rasata. È la stessa che ti resta quando noi vedevamo le stelle, quando non c'erano problemi di luci, eh, di città e, e di tante altre cose. Tipo, quando vai sul deserto: a me è successo di andare in montagna in Svizzera ultimamente, ho visto il cielo che non vedevo da vent'anni forse, anche di più, c'è una, una potenza stellare e, e planetaria che non ci farebbe male vedere più spesso, visto che siamo eh, fratelli anche con loro, e l'effetto della calce rasata come finitura era proprio questo, perché le calci rasate riprendono quella sensazione che noi abbiamo stando distesi per terra a guardare le stelle, ok? E... C'è un'altra domanda. E... Due domande. Allora, fi eh, Sara, finisco con Costantino che ha fatto una domanda sulla stessa cosa, poi arrivo anche da te. Allora, eh, additivi sì o no, se sì quali? Additivi. Lui forse sta parlando delle calci rasate. Allora, nella calce rasata c'è <coughs> eh, un cemento, io lo chiamo cemento, adesso ve lo vado a prendere, che si mette nell'impasto. Ok? Dove si dice? Qua. Eccolo qua. Eh, si chiama impalpabile noi lo chiamiamo mangime perché glielo danno a, a, ai pollastri da mangiare questa, questa polvere fanno i campi da calcio <coughs> le righe bianche del campo da calcio le fanno con quelle con quello <coughs> è una polvere come il, il borotalco praticamente di carbonato di calcio <coughs> sempre quello che viene dal mare Ok, quindi friulano però anche gli altri sono buoni perché è proprio una polvere quando ti rimangono le mani bianche con questa robetta finissima. Bianco quella, quello è l'impalpabile. Ok, quello è il nostro cemento. Se dobbiamo lavorare con le sabbie. Basta che tu. Metti una brancata di impalpabile dentro la carriola, per dire dove stai facendo l'impasto, e quell'impasto diventa una potenza, perché tu dai alla, al nostro sasso che sta vivendo un periodo, è in un momento singolare, in contatto con l'acqua, con la sorella acqua in una certa maniera, trovare un fratello dentro l'impasto che è già passato di grado. Crea un impasto molto più potente, ok? Non so, io la spiego un po' così, ma è, è, è la realtà. Quindi, sugli impasti fatti con la sabbia, ci vuole anche l'impalpabile, è il nostro il cemento di chi usa la calce, è quello, ok? In tutti gli impasti, anche quando stiamo lav lavorando con la canapa, se c'è lui, dà una potenza in più al sasso, In crema passo allora c'è un'altra domanda qua si può restaurare una parete di marmorino crepato o danneggiata si sì. c'è una tecnica però D eh, nel senso eh, addirittura sono, sono stato in una casa mesi e mesi fa e guarda mi... sulle crepe io andavo con questo pezzo ma si vedrà qualcosa su sti computer, non si vede una minchia. Aspetta, sto pezzo di... ecco qua si vede. Questo qua è un pezzetto che è venuto fuori a forno, ok? Quindi eh, questi sassi si trasformano anche dentro in forno e vengono fuori questi sassi bianco splendenti, ok? che sono eh, praticamente nella scuola dei pavimenti, sono i punti bianchi per eccellenza di un pavimento alla veneziana, sono fatti con questi, però io non voglio perdere tempo con altre cose che non ci riguardano. Parliamo che con questo, fatto con la calce spenta, quindi io lascio un po' di calce spenta al sole per una settimana, con quella la passo sulle crepe però stiamo parlando di bianco attenzione se tu hai il muro bianco hai la parete bianca 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 allora con questo sasso che si sta sintetizzando dentro bagni un attimo le, 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 le fessure e graffiando questo sasso togli le crepe questo è un sistema che posso dirti in velocità però per restaurare una parete Bisogna fare un po' di scuola con gli impasti, capitoci? Nel senso, devi fare delle prove prima, poi passi al restauro per divertirti, ma devi fare delle prove con delle... una paretina nuova. Ecco, ehm, la grande professionalità per uno che impara a fare il marmorino veneziano è di fare un metro di parete, un metro. Vai dal cugino, da un tuo amico, gli dici guarda, ti faccio una parete eccezionale, e gli fai un metro quadrato o due metri quadrati, con tutta la tecnica che puoi imparare i corsi, e la vedi i risultati e cominci a prendere la mano, ok? Io faccio vedere delle foto qua di un bagno, e non si vedrà niente, aspetta. allora metto il computer qua vediamo se ma non si vede una mazza e ora allora, questa la mettiamo sopra allora qua siamo in un bagno ma non si vede niente praticamente fammi vedere ma niente non ah, aspetta 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 allora cambiamo direzione non troppo casca tutto qua eh, ecco qua ok dunque la, fo la foto quel casca veramente tutto non, non si avanti a... prendo il computer lo porto qua si, si vede? si vede... Una... vabbè, questo è un bagno, un grezzo di un bagno. Adesso, aspetta un attimo. Fammi vedere. Questa è la prima mano di soffitto, ok? Lo vedete? Non si vede niente? Allora, casca tutto. Sta. Ok, allora... Si è visto qualcosa? Eh io mi devo organizzare però eccolo qua, questo se ma non si vede una mazza questo è un pezzo di soffitto, cosa significa? Dal grezzo che abbiamo visto, quindi in un bagno faccio tutte le mani di grezzo, faccio il fondo, dopodiché faccio una cornice eh, sempre col, ge col gesso alabastro per fare spessori si mettono delle viti dentro si fanno spessore si fanno con, ram con rame e si, si disegnano le cornici e si passano La fa parte dei corsi però non è impossibile dai. si passano si fanno le cornici dopodiché il soffitto è nero là si parla di affresco il soffitto è nero smagliante con luci blu dopo, va bene, però Dopodiché abbiamo, ehm, abbiamo lavorato con la canapa, eccetera C'è un, una specie di, eh, se avete visto, di stanza egiziana Adesso vi faccio vedere che il proseguo, per esempio Dove vado adesso? Qua Ecco. Qua si vede qualcosa? Non si vede una minchia, non si vede. Non si vede un cazzo. Si vede? Non si vede niente. Ma neanche usci. Questo diciamo lo faccio vedere perché si lavora con i colori, con le tinte, col grezzo e col liscio. Non è un, un bagno solamente lisciato da gara, Me per metà è grezzo anche. Noi lo chiamiamo grezzo, ma ci sta parecchio bene. Mescolare il lisciato con il grezzo non ci sta bene. Eh ecco questo è un altro pezzo del bagno perché dopo abbiamo messo faccio vedere questo e basta adesso, se sennò no non è più finita ma non si vede una mazza Non so se si è visto qualcosa, ma diciamo. Vabbè, eh... aspetta, aspetta, aspetta. Io ho fatto vedere un bagno nel senso. Sì! Ira, ciao! Soffitto nero. Eh... Non è lisciato, è... Oddio, aspetta. <ride> allora, eh, la cornice. Allora, ehm, la ricetta dell'impasto di marmorino per un rilievo decorativo. Silvia, cosa intendi? Un rilievo decorativo? Ah, l'impasto di marmorino. Ma te l'ho detto, no? L'impasto di... aspetta perché ho trovato la domanda adesso. L'impasto di marmorino è un impasto magro. Allora magro vuol dire che è un bicchiere di calce spenta e 4 o 5, a seconda dei mesi di invecchiamento della calce, 4 o 5 parti di polveri, anche 6, perché ci sono delle calci che hanno due anni che sono ben... In eh, come si dice? incorporate ok il sasso è finemente incorporato quindi noi la chiamiamo come se fosse un sasso grasso regge stante polveri le lega tutte ok e quindi per fare questi eh, il rilievo decorativo eh, abbiamo usato un po di gesso perché fai uno spessore di abbiamo fatto 10-12 centimetri di spessore, forse anche di più quindi per fare in fretta eh, metti dentro un po' di gesso perché eh, devi bah, io le ho fatte anche in marmorino normale dipende, dipende che tempi che hai le ho fatte anche in marmorino normale vai avanti, l'importante è che hai il l'avevo anche portata quella per fare le cornici, ehm, però là siamo un po' avanti. Ecco eh, siamo un po' avanti, se, cioè eh, Silvia siamo un po' avanti. Là però magari già ci sei. Nel senso allora si parte con, con le cornici. È la stessa cosa di, di essere in parete. Parti con un impasto magro e poi. Lo ingrassi man mano che arrivi sempre sul più il finito addirittura con la calce secca, con la calce sola senza polvere, fai le finiture che vengono lucide, ok? Quindi ehm, la ricetta è sempre quella, non cambia. A parte da da per fare i fondi e le prime mani. Poca calce e tanta polvere, ok. Man mano che ti avvicini alla finitura, la calce prende il sopravvento finché arriva che l'ultima mano è di calce, ok. Questa sarebbe la formula. Allora, ragazzi, qua sono le 10 e mezza. Io non ho fretta, se volete che facciamo fino alle 11. Però, forse siete anche stanchi anche voi. Se avete qualche domanda da fare, ma mi sembra che abbiamo tirato fuori parecchi discorsi, allora qua, qua, qua si vede un fianco, allora, dovevo tenermi la luce così, ok? Abbiamo fatto parecchi eh, argomentazioni di, di tutto campo, però se voi avete mh, qualche richiesta io penso che stasera volevo farvi anche un campione ma vedete il tempo come vola volevo farvi una lavorazione con ah beh il cazzuolino l'avete visto ecco per esempio si sì, l'ho fatto vedere ah! mi sono mi sono dimenticato una cosuccia no per esempio i, i ferri da stucco mm? Questi sono i miei ferri per fare i marmorini, ok? Eh, li faccio vedere, come si dice? Eh, in serie. C'è anche quello gigante, per esempio. Questo è nuovo. È andata via la luce. Ecco, questi sono i ferri. I ferri da stuccatore, cioè per fare la decorazione con le foglie, diciamo per... per in, come si dice? Eh, sono ferri che... Eh, questo qua, per esempio, è un ferro di fine 700. Adesso non vi sto a spiegare come l'ho avuto, ma è stato un colpo di fortuna comunque. Ed è un ferro che si vede che è stato fatto da persone... Cioè, non sbagli un colpo con questo qua, eh. Cioè, è qualcosa di incredibile. Però non voglio spaventarvi, perché i ferri ve li potete fare anche voi. Mm? Se no, rimane un mito questo qua di ferri, e non voglio che sia così. I ferri vi spiegherò, o magari... Eh... Magari ve ne mando uno, che almeno con uno fate una prova. Chi ha lo spiraglio di, da, da stuccatore, ok. Chi ha lo spiraglio da stuccatore può eh, cominciare a, ad usarli. Al ceste ti vedo adesso. Non ho finito il discorso del bagno. No, non l'ho finito perché vedo. Il discorso del bagno è che. Beh, aspetta. Il discorso del bagno è. Ecco per esempio, questa è la foto. Ma non si vede. Una ma. minchia, Ma si! Incredibile. Così si vede? Questo qua è il piatto doccia, diciamo fatto con la parete nera. A Pompei forse c'è qualcosa di nero, ma non molto perché non è proprio facile fare il nero in affresco, non è proprio facile, però con questa che avete visto è una doccia. L'avete vista? Si può fare. È una tecnica tempistica anche quello. Allora, ritornando per finire il discorso del bagno quello che volevo dire è che tutti possiamo fare un bagno con gli impasti di marmorino, con la calce, ok? C'è, Dianti ha addirittura degli stili eccezionali. A Torino ci sono altri professori che la fanno con un'altra tecnica, eccetera. Ma eh, col Tadelac, per esempio, eh, che sono dei bagni eccezionali, stupendi. Col marmorino, questo, questo è un commento mio per arrivare a, alla tenazza del Tadelac devi saperlo usare tanto 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 bene nel senso devi avere un po' di mano però voglio farvi vedere gli arrivi e se uno, uno, se uno si mette in testa di, di, di dire io voglio fare il mio bagno nero ci arriverà perché se si orienta a quello arriverà io ho dei corsisti che volevano fare i fintimarmi, che non è proprio facile, e l'hanno fatto. E mi hanno spiegato loro du due cose, due, un, un, due trucchi in più per fare i fintimarmi. Dopo qualche ora che lo facevano, me, me l'hanno spiegato a me, il trucco per fare i fintimarmi in quella maniera. Quindi la strada è parecchio aperta. Ognuno ha un campo suo da potenziare. Allora... Eh, al ceste ti tocca guardare la registrazione allora Iras ci ha, ha salutato cosa facciamo? chiudiamo qua, mi sembra che sia stato abbastanza eh, abbiamo parlato abbastanza e mh, dai, se c'è uno che vuole farmi una domanda ultima in velocità, altrimenti chiudiamo fra due minuti. Ci siete? Io metto su un po' di musica. Eh... Ma se c'è la domanda aspetto eh! Aspettiamo la domanda. Jailin baila, baila, baila como Jailin baila, como Jailin baila, como Jailin baila, baila, baila Aspetta che stava, stavate ascoltando la canzone. Allora Matteo il trucco per il finto marmo. Qua il trucco, eh, come si dice? Anche per fare questa canzone qua. Io che sono stato a Santo Domingo comunque vedo che... Eh, fra il casino che c'è anche là... È una canzone discreta, va bene. Comunque il trucco per il finto marmo. Eh, il trucco per il finto marmo è che eh, devi imparare la base. Prima, se, se hai questa idea qua, si può fare. Il primo corso. Il primo corso è capire come fare una parete del, dei romani. Dei veneziani del 500 de, de, di Pompei, tu ti fai a, a casa la stessa parete, non è poco, eh? come primo corso. Poi durante il primo corso io spiego, come si dice, eh, come andare fuori da questa strada, ok? Come indirizzarsi verso gli altri campi enormi che si aprono eh, sul marmorino, gli stucchi, i soffitti, i finti marmi, quello, quell'altro, ma 750 stili, la decorazione in affresco, qua non vi ho fatto vedere, sì, ci sono le decorazioni egiziane che non so se ve lo fate vedere, ma anche quelle, le misure che devi usare per fare quelle decorazioni, la sezione aurea, devi averle in mano così. Quindi prima di pensare per fare il finto marmo, io andrei un attimo con calma, non, se no non arrivi là che è come prendersi un muro in testa, diciamo, no? Quindi la lezione di stasera, io l'ho vista abbastanza piena, spero che vi sia piaciuta e io vi saluterei perché è un'ora e 40. Eh. Ci sono due domande. Va bene, allora rispondo alle due domande. Aspetta. Eh, per far attaccare l'impasto di marmorino su un intonaco comune, sul muro, pitturato con le pitture quelle orrende, che non sono quelle di Costantino. E... Le pitture eh, dovete togliere le pitture grattarle completamente, strisciare un po' il muro il più possibile. Che là avete delle mani di gesso o assomigliante al gesso, strisciare e prima mano col fratello. Quindi una magra. Però sto usando una terminologia che spiego i corsi, una magra che vuol dire 1 a 4-1 a 5, ok? Con un po' di gesso, un po' di latte, ti fai una prima mano sul muro e da quella passi a quelle successive, ok? Questa è la risposta per la parete l'utilizzo del cazzolino. Il cazzolino, ecco. Il cazzolino è lui, eccolo qua. Cazzo, come sai che faccio tallo, dammi una spugna il cazzolino questo ok se tu vuoi lavorare col marmorino non hai questo non metterti neanche a lavorare col marmorino non ce la fai questo è la, la, il tuo ferro che tieni in tasca lo tieni in qua, ecco, lo tieni in tasca, non dico qua perché ti, ti spunci la gola, ma lo tieni in tasca qui in parte, ok? Come attrezzo fondamentale per noi. Infatti quando la mia frase una volta era per parlare con gli architetti, dicevi se vedi uno, uno di questi ferri dentro un cantiere, vuol dire che c'è qualcuno che sa usare la calce. Se non lo vedi è, è, è un disastro. È impossibile ok, quindi questa è la base del cazzolino. Non spiego a cosa serve, perché sennò stiamo qua. In altre due ore. Lo faccio la prossima volta, va bene. Allora ci salutiamo. C'è gente che saluta. Metto su un po' di musica, e fra 30 secondi spengo. Que no la tengo, dice el amigoso Que no la tengo, dice el amigoso Que no la tengo, dice lo amigoso Mucho que me tiran, pero no me llegarán Yailin, la más viral Baila como Jailin, baila como Jailin, baila como Jailin, baila, baila baila como Jailin, baila como Jailin, baila como Jailin, baila, baila, baila